La San Benedettese spugna il Mancini nell'anticipo di sabato grazie ad una rete di Pagliari dopo 8 minuti che consente ai rossoblu il temporaneo aggancio in vetta al Campobasso. Dopo le prime schermaglie iniziali di un derby acceso e spigoloso ma corretto, arriva all'ottavo la rete che decide il match, firmata da Pagliari che raccoglie la respinta della difesa granata dopo una rimessa laterale e dai 20 metri con il sinistro trova lo spiraglio per infilare il pallone nell'angolo basso di Pierzanti. L'Alma non riesce subito ad organizzare la reazione, ma superata la mezz'ora va per due volte vicino al pari con i colpi di testa di Mancini al 35esimo, su cui è bravo Coco, e al 41esimo con Allegrucci, che però alza troppo la mira. Nella ripresa i granata aumentano il peso offensivo con l'ingresso di Koulibaly e all'11esimo è ancora Allegrucci a spaventare il portiere ospite con un tiro cross da distanza siderale che Coco è costretto a smanciare in corner. Lauro si copre inserendo un difensore per un esterno offensivo, concedendo però tanto spazio alla formazione di casa che spinge fino al triplice fischio finale alla vana ricerca del gol dell'1-1, ma al termine delle ostilità è costretta ad alzare bandiera bianca, anche se la prestazione dei ragazzi di Cornacchini resta confortante. Non certo scintillante invece la Samp, che centra però l'obiettivo di incassare i tre punti che mettono pressione al Campobasso impegnato nella difficile trasferta all'Aquila.